La Serie A celebra il derby romano numero 143. Giornata grigia, umidità del 95%, temperatura mite. Sugli spalti 60.000 spettatori, campo reso viscido dalla leggera pioggia caduta in mattinata. Gara equilibrata sulla carta, come e più di ogni derby. La Roma mette in campo un maggiore tasso tecnico, la Lazio una invidiabile condizione atletica e mentale. Derby di alta classifica, con la Roma ad inseguire il primo posto che vorrebbe sottrarre alla Juventus. Lazio impegnata a conquistare un piazzamento europeo. Le formazioni, assenze importanti da una parte e dall'altra, citiamo Gervinho e Keita nella Roma, Lulic e Gonzalez nella Lazio. Questi invece i 22 che scenderanno in campo al fischio d'inizio. Roma, De Santis tra i pali, poi Maicon, Manolas, Astori e Olebas dietro. In mezzo al campo Nainggolan, De Rossi e Pjanic. In attacco Iturbe, Totti e Florenzi. Risponde la Lazio con Marchetti in porta. La difesa a 4 composta da Basta, De Vrij, Zana e Radu. In mezzo al campo Parole e Biglia. Il trio composto da Anderson, Mauri e Candreva, alle spalle dell'attaccante Djordjevic. Arbitro della gara il signor Orzato di Schio. Squadre che devono ancora entrare in campo. A te Corsini. Carente di equilibrio Lazio con il sinistro. Lazio in vantaggio esattamente al 24esimo minuto di gioco con Mauri. Cambia dunque il parziale allo Stadio Olimpico di Roma. Roma 0, Lazio 1. A te la linea. È il 28esimo minuto di gioco, come annunciato in precedenza, la Lazio è in vantaggio da 3 minuti, dunque il parziale Roma 0, Lazio 1. L'azione della formazione biancoceleste che ha portato in gol Mauri al 25esimo, una bella fuga di Felipe Anderson, che si conferma anche oggi sicuramente giocatore in grande crescita. Cross preciso all'interno dell'area di rigore della Roma, dove puntualmente è arrivato Mauri, che da 5-6 metri rispetto alla porta di De Santis si è battuto infilando. All'attacca ancora la Lazio con un tiro di Felipe Anderson che va in rete. Rete, raddoppio da Lazio, tiro improvviso da fuori area di rigore, raso terra che si è infilato a fil di palo con un Morgan De Santis sorpreso e con una difesa della Roma sicuramente e sinceramente non in grado di chiudere gli spazi come avrebbe dovuto e potuto. Una Lazio sicuramente che si propone di più, è una Lazio che riesce a essere anche più reattiva della squadra giallorossa e che nel giro di 29 minuti ha portato a 2 le reti realizzate contro la squadra di Garcia, portandosi dunque sul 2-0. Tiro molto angolato quello di Felipe Anderson, che sta mettendo la sua impronta sul derby di Roma. Confermiamo dunque il parziale Roma 0 Lazio 2 con le reti di Mauri al 25esimo e di Felipe Anderson al 28esimo. La linea Genova. Olimpico Roma Lazio. È davvero forte Felipe Anderson, poco fa ha messo in allarme da solo l'intera difesa giallorossa, ha guadagnato comunque un calcio d'angolo, palla incollata ai piedi, davvero è un giocatore sorprendente quello che la Lazio schiera in questo derby e che sta crescendo gara dopo gara. Dunque dopo i primi 46 minuti di gioco la Lazio è in vantaggio sulla Roma per 2-0 con le reti al 25esimo di Mauri e al 28esimo di Felipe Anderson. Meglio la Lazio non solo sul piano del risultato naturalmente, ma anche sul piano del gioco, più spigliata, diciamo più propositiva e più semplice nella sua idea di calcio la squadra di Pioli, e soprattutto con un Felipe Anderson in più. Roma legnosa, imprecisa, anche lenta soprattutto nelle ripartenze, ma il derby è gara che si chiude soltanto al 90esimo minuto, dunque la Roma è in grado sicuramente di rientrare in gioco se sarà capace però di essere meno preoccupata dell'avversario e più offensiva. Squadra che stanno rientrando in campo in questo momento, abbiamo visto nel corso dell'intervallo un lungo riscaldamento di Ljajic e chissà che non sia destinato ad entrare in campo, lo sapremo tra pochissimo. Confermiamo il parziale Roma 0 Lazio 2 linea Genova. Bellissimo gol di Eder con un destro, con un piatto destro. La Roma accorcia le distanze, la Roma accorcia le distanze con Francesco Totti. Secondo minuto di gioco, cambia il parziale Roma 1 Lazio 2. A te la linea. Dunque Francesco Totti ha rimesso in carreggiata la Roma, siamo al quinto minuto di gioco, è cambiato il parziale, la Lazio è sempre in vantaggio ma per 2-1. Totti ha anticipato Radu e ha infilato a pochi metri dal palo una diagonale correggendo un cross da sinistra di Ljajic. Totti dunque riesce in qualche modo a ridare coraggio alla sua squadra, che peraltro era parsa subito più decisa in avvio di ripresa per effetto sicuramente anche dei cambi effettuati da Garcia. Strootman, ricordiamo, al posto di Nainggolan e Ljajic al posto di Remora Scelta Florenzi, ma anche per un atteggiamento agonisticamente più incisivo rispetto a quello mostrato nel corso del primo tempo. Dunque gara che diventa sicuramente più difficile della Lazio, per la Lazio. Roma sostenuta a gran voce dal suo pubblico e adesso in azione con Iturbe. Iturbe avanza e conclude dalla lunghissima distanza, grande tiro e grande deviazione oltre la traversa da parte di Marchetti. Il boato del pubblico dello Stadio Olimpico sia da una parte che dall'altra, boato di approvazione per l'intervento di Marchetti da parte dei tifosi laziali, ma anche il boato di incoraggiamento
avvantaggiamento della curva romanista per la conclusione potente dalla lunghissima distanza da parte di Turbe. Avanza Parolo, ancora per Candreva che centralmente si avvicina al limite dell'area di rigore. Strada sbarrata, apertura sulla fascia dove c'è Basta che prepara il cross. Lo effettua in questo momento il velo, il palo colpito da un'improvvisa incursione di Mauri sul tocco che era stato effettuato da Candreva in area di rigore. C'era stato anche un velo in precedenza che aveva favorito Mauri. Attacca la Roma, siamo giunti al 18° minuto, il parziale è sempre di 1-2 in favore della Lazio. Roma che è costretta a far arretrare il pallone, adesso Strootman, l'apertura verso De Rossi, il quale a sua volta apre successivamente verso Olebas, sempre più costantemente in attacco. Parte il suo cross, la palla attraversa l'intera grande porta e poi Totti pareggia, grandissima giocata acrobatica di Totti, semigirata all'altezza del vertice piccolo dell'area piccola, davvero una grande giocata da campione e va a meritarsi l'applauso della curva. Straordinario gol che riporta la Roma in parità, doppietta di Totti, la prima rete al secondo minuto di gioco, la seconda al 19°, cambia il parziale 2-2 e ricordiamo nel primo tempo le reti del vantaggio della Lazio con Mauri al 25° e il 2-0 di Anderson al 28°. Roma in rimonta, derby bellissimo, 19 minuti giocati, Roma 2, Lazio 2, linea Genova. E dunque al 24° confermiamo il 2-2 tra Roma e Lazio. Dobbiamo raccontarvi una scenetta successiva alla seconda marcatura di Totti, quella che ha evalsa il 2-2 alla Roma. Totti si è fatto passare il suo cellulare in mezzo al campo ed ha immortalato con una fotografia lo stadio e il tabellone che indicava la sua rete, davvero molto bella quella del pareggio. Lazio che si propone con Candreva, la palla in mezzo, c'è Close, il tiro, la parata di De Santis, grande istinto da parte di De Santis sulla girata improvvisa di Close a pochi metri dalla porta. Insiste la Lazio, ancora un cross, ancora una volta De Santis che afferra il pallone e lo ricaccia in avanti, e sospiro di sollievo da parte dei tifosi giallorossi in queste battute conclusive del derby. Lazio protagonista nel primo tempo con le reti di Mauri e di Anderson, Roma protagonista nella ripresa con la doppietta di Totti, e 2-2 il punteggio con il quale si sta concludendo la fase di recupero. Siamo al 48° e 8 secondi, 50 secondi a termine. Roma che sta disimpegnando adesso con Astori, pallone sulla fascia per l'ultima azione offensiva forse a disposizione della squadra di Garcia. Strootman avanza, piazza il cross in area di rigore dove c'è Totti, c'è anche Destro, Pjanic anticipa tutti e due, la palla raccolta da Totti sulla respinta, ancora Totti che dialoga con Maicon, anziché concludere Totti cerca il dialogo ulteriore con Maicon sulla fascia, però viene chiusa l'azione della Roma e la Lazio riparte velocemente sulla sinistra. La discesa di Cavanda, Cavanda avanza, è veloce, lo va a prendere Manolas, lo chiude prima che possa tentare la conclusione verso la porta di De Santis. Il pubblico in piedi sta seguendo gli ultimi istanti di una gara sicuramente molto emozionante e diciamo ricca di situazioni tecniche interessanti e che ha dimostrato evidentemente il valore di entrambe le squadre. Roma e Lazio viaggiano sul 2-2 e in questo preciso istante il direttore di gara dichiara concluso il confronto. Finisce qui il derby, finisce in parità 2-2 tra Roma e Lazio. Studio. Esatto, adesso è il tempo dei commenti e dunque ripartiamo dall'Olimpico, ripartiamo da questo derby che si è chiuso in parità Roma-Lazio. Riccardo Cucchi. Dunque 2-2 tra Roma e Lazio. Totti, diciamo, lo salva la Roma da un primo tempo sicuramente scialbo. La doppietta del capitano al suo 41° derby consente alla Roma di rimediare ad un primo tempo che era stato assoluto appannaggio della Lazio. Ricordiamo la successione delle reti: apertura con Mauri al 25° minuto del primo tempo, raddoppio di Anderson al 28° e Felipe Anderson è l'uomo che lascia la sua impronta nel primo tempo del derby con una gara davvero eccezionale. Calo vistoso da parte di Anderson nel secondo tempo, un secondo tempo che si è giocato invece nel segno di Francesco Totti. Grande differenza anagrafica tra i due: quando Totti esordiva nel suo primo derby, pensate, Felipe Anderson aveva appena 11 mesi, e il segno evidentemente di due generazioni a confronto sulle diverse sponde del Tevere. Totti realizza il 2-1 al secondo minuto della ripresa e poi realizza il 2-2 al 18° con una straordinaria girata quasi al limite della linea di porta in diagonale, davvero un gol strepitoso che potrete sicuramente apprezzare rivedendolo nelle immagini. Una Roma che ha ceduto il primo tempo alla Lazio, che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità offensiva e la sua velocità. Nel secondo tempo Roma molto più brillante anche per i cambi adoperati, utilizzati da Garcia, e Lazio che è stata costretta sulla difensiva. Ma non dimentichiamo che la squadra biancoceleste sul 2-2 ha colpito un palo con Mauri. Risultato che credo rispecchi l'andamento della gara: Roma 2, Lazio 2.